tutti sanno, anche dalla stampa, a Sant'Anna ci sono dei problemi per il posteggio di voi dipendenti. Non abbiamo più uno spazio riservato a chi presta servizio nella struttura e specialmente all'inizio del turno pomeridiano, che coincide con gli orari di visita e con il sovrapporsi dei turni, si rischia di arrivare in ritardo al lavoro per cercare il parcheggio. Questa nostra difficoltà ha fatto nascere in me la curiosità di andare a rileggermi l'accordo di programma del 2003 tra Regione, Provincia e tre comuni interessati per la realizzazione della struttura. Mi sembra importante ripetere, per chi se ne fosse dimenticato, a quali partiti appartenevano i rappresentanti delle istituzioni che hanno siglato l'accordo di programma: per la Regione PDL Lega, per la Provincia Lega PDL, per il Comune di Como PDL Lega. Perché lo ripeto? Lo ripeto perché rileggendo l'accordo mi sono scandalizzata ancora una volta. Vi leggo solo alcune parti, naturalmente. Vengono previsti, tra l'altro, progetti relativi all'adeguamento viabilistico di accessibilità al nuovo Sant'Anna, realizzazione di nuove rotatorie, strade, piste ciclabili e la sistemazione di aree di sosta in piazza 27 Maggio a San Fermo con funzioni di interscambio. Se si esclude la viabilità sud dell'ospedale e l'ampliamento e le rotatorie di via Ravona, gran parte di queste opere riguardavano l'abitato di San Fermo e poco o nulla avevano a che fare con l'ospedale e giustificate semplicemente come raccordo alla viabilità locale. Sono stati realizzati interventi di ampliamento stradale, rotatorie, parcheggi e altre opere per la mitigazione del traffico nel centro del paese, di San Fermo naturalmente. Lascia ad esempio perplessi la giustificazione con funzioni di interscambio attribuita alle aree di sosta in piazza di San Fermo, perché non si tratta evidentemente di un interscambio per raggiungere l'ospedale. Per le opere viabilistiche e di sosta riguardanti l'abitato di San Fermo sono stati spesi dalla Provincia di Como circa 10 milioni di euro. Il 16 settembre 2009 i progetti generali di viabilità esterna all'ospedale vengono modificati, anche a seguito del ritrovamento di importanti reperti archeologici. In questa occasione, preceduto da un'intesa tra Comune di San Fermo e Provincia di Como, l'accordo di programma viene modificato e a sorpresa viene inserita anche la realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra via Peneforto e via Ravona. Questa strada progettata per un percorso di circa un chilometro, per una spesa prevista di altri 4.300.000 euro, sempre a carico della provincia, non è ancora stata realizzata perché la Regione ha poi previsto di sottoporla a via, che ha dato nel 2016 finalmente un esito negativo, perfino parere negativo della Regione, motivato dal fatto che non è dimostrata l'utilità per l'ospedale, anzi aggraverebbe la situazione a sud perché richiamerebbe traffico diverso. La questione però non è ancora chiusa perché il Comune di San Fermo ha presentato ricorso al TAR contro la decisione regionale. Altre modifiche contenute nel nuovo accordo di programma riguardavano il rifacimento della piazza 27 Maggio a San Fermo e lo spostamento del relativo parcheggio in piazza Don Praier. Inizialmente addirittura era previsto un parcheggio interrato sotto la piazza. Mi chiedo cosa c'entra l'ospedale Sant'Anna. Ma l'elenco delle concessioni al Comune di San Fermo, previste già nell'accordo del 2003, non si fermavano alla viabilità e comprendevano il passaggio di proprietà al netto dei debiti dell'edificio Istituto Somaini, immobili e terreni. L'immobile è già in uso dal Comune di San Fermo, che rivendica però ancora il passaggio di proprietà di parte del terreno. Incredibile! Una dipendente del Comune di Como lavora all'ospedale di San Fermo per il Comune di San Fermo. Guardate che quando racconto queste cose la gente non ci crede, ma no, fate impossibile. No, no, è tutto vero. La realizzazione di una pista ciclopedonale tra San Fermo e l'ospedale, realizzata anche queste a spese della provincia. Naturalmente il collegamento con mezzi pubblici non è completato.
Naturalmente, cosa vuol dire? Che quello che serviva ai cittadini non è stato realizzato. Soprattutto la gestione perpetua con l'introito dei relativi pedaggi dei due parcheggi annessi all'ospedale. Le entrate per questi parcheggi al netto dei costi di gestione sono di oltre 1 milione di euro l'anno. Posso continuare? Allora, non si è capito il perché di questi arrivare a San Fermo. Non si capisce perché tanta ostinazione a voler edificare l'ospedale a San Fermo, viste le difficoltà non solo viabilistiche ma anche geologiche. Furono costrette a deviare il torrente Valgrande a mettere in atto una non prevista, davvero non prevedibile, parificazione per la presenza di acqua a poca profondità rispetto al piano campagna, che fece lievitare i costi di progettazione e costruzione. Ricordo anche lo scandalo dei rifiuti sotto l'ospedale. Non si capisce come mai non fu prevista nessuna risorsa per il trasporto pubblico. La questione da cui sono partita, quella dei parcheggi dei dipendenti, sono un piccolo esempio del fatto che chi ha siglato quell'accordo di programma non era minimamente interessato ad evitare disagio a tutta la cittadinanza e men che meno ai 1500 dipendenti di quella che allora è la più grande azienda del nostro comune. Grazie, mi pare, volevo finire. Posso finire? Così è già andata 8 minuti. Mi dispiace, ma devo invitarla a chiudere. Va bene, allora concludo dicendo questa cosa. Sono un po' incerta. Per finire, per favore, sì. Un po' di Nutella. No, cortesia, già siamo andati fuori tempo, facciamola chiudere così almeno possiamo. No, io sono un po' incerta su qual è il danno maggiore che avete fatto alla città. La gentrificazione selvaggia, l'ospedale, il trasferimento dell'ospedale o le paratie. Concludo ringraziando i miei colleghi e le mie colleghe che mi stanno ascoltando con su cui con. Grazie. Grazie consigliera Lissi, consigliere Greco, prego. Per cortesia, consigliere imperiali. Consigliere imperiali. No, ma rimpassi le precedenti delibere. Prego consigliere Greco. Quello che ho imparato in 5 anni. Consigliere Lissi però.